dal modello alla barca vera. Questo è il Sea Air fuori dall'acqua, che noi le proviamo sopra e sotto le barche, mica solo in secca. Due gommoni al confronto, a destra quello senza foil, a sinistra quello con i foil. Come potete vedere sono pressoché identici, l'unica differenza è la cassa dei foil che si trova accanto alla console, ovviamente per concentrare i pesi. I foil possono essere ritratti o abbassati. Quadro di controllo con i comandi che permettono di regolare il rake, l'angolo di incidenza del foil in acqua, per ottimizzare la portanza. Si aumenta a velocità più basse e si diminuisce a quelle più alte. Qui si può vedere l'alettone che viene messo sul motore per stabilizzare la barca quando naviga sui foil. La barca è molto stabile, ma è strano l'effetto che ti dà quando si vira, perché sbandi verso l'esterno e non verso l'interno della curva. La sensazione che si ha è l'assenza di saltelli o vibrazioni quando si naviga sui chop, sulle onde corte. Questo fa anche diminuire la velocità percepita, si viaggia a 20 nodi ma sembra di andare a 10. In compenso, a causa del grosso alettone sul piede del fuoribordo, il trim del motore amplifica lo spostamento longitudinale. Con onde più alte la portanza dell'appendice immersa evita la caduta dello scafo nel cavo e quindi si elimina il battere della carena in acqua quando si scende giù dall'onda. Prestazioni sono interessanti soprattutto dal punto di vista dei consumi. I foil Sea Air riducono del 30% il fabbisogno di carburante medio e arrivano al 50% di risparmio in condizioni ideali. Mezzo alla portata di tutti, non servono competenze specifiche o da piloti.